ragazzi, ecco, come promesso e come vi avevo detto, anche con quest'altra squadra ho vinto la coppa. Quindi non perdo tempo e vado subito ad aprire i pacchetti per vedere chi è il famoso 7 stelle. E nell'altro video, che uscirà prima di questo appunto, ci sarà l'open pack e vi dico già, ho trovato Di Maria. Quindi andiamo a vedere. Primo. Andiamo a vedere cosa ci succede qua. Un 5 stelle, anzi un 4 stelle. Diciamo che ragazzi, regali niente, però anche cose strane, tipo che da 4 si finisce a 7 o a 6, cioè non capita mai, ma proprio mai, proprio zero. Quindi boh, andiamo a aprire anche questo. Un altro 4-5. E allora, niente, un 4 stelle. Poi 5-7. Vediamo di chi si tratta. Ture. Un 5 stelle, 19 anni, 70, man. 5 stelle non li guardo neanche. Si guarda dai 6 in su, ragazzi. Ora andiamo a vedere chi è questo 7 stelle. Andiamo a vedere. Copertina pitonata, quella che ci piace. Un altro del pari. Madonna mia, Cavani ragazzi. Edison Cavani, fortissimo, 24 anni, l'unica pecca è 24 anni, ma 87. Veramente forte Cavani. Quindi due giocatori del Paris Saint-Germain, niente male. E andiamo a vedere la scheda del giocatore. Cavani che ho già avuto. E hanno questi giocatori dell'abilità Champions League, che adesso vi faccio vedere, perché prima con Di Maria non sono andato a vedere. Dopo, adesso andiamo a vederla. Allora, tiro da lontano, finalizzazione acrobatica, tiro di prima, passaggio di prima, tornante, vabbè. Ottimo giocatore e le sue abilità rispecchiano quelle proprio reali del giocatore, quindi andiamo a vedere questo tratto Champions, di che cosa si tratta. Allora, le abilità aumentano temporaneamente durante le partite di Coppa. Quindi questi giocatori, ragazzi, è molto consigliabile di portarli in Hall of Fame. Perché se non dico una stupidaggine, questi giocatori in Hall of Fame, essendo partite di Coppa, dovrebbero, credo, ma non sono sicuro, dovrebbero essere più forti. Se qualcuno ne sa qualcosa di più, che me lo dica. Che mi scriva nei commenti, che mi dica se ho detto una cavolata oppure no. Allora ragazzi, per questo video è tutto, solite cose, grazie per chi si è iscritto, grazie a chi mette like a questo video, comunque grazie a chi mi segue, e tra un'oretta posterò anche un video dove andrò a spiegarvi questo nuovo evento, ok? Un saluto da Mr. Pesclamanager, ciao ragazzi!